Allora, sto modificando il file index del precedente progetto per adattarlo al progetto attuale. Quindi il primo campo del form permette di inserire il nome dell'album, ho cambiato il valore degli attributi. Il secondo campo del form consente di inserire la data di uscita ed è facoltativo. E poi abbiamo ancora un attributo facoltativo che è il numero di tracce. Quindi qua mettiamo num tracce, qua numero di tracce, lasciamo il type number, come placeholder inserisco numero di tracce e qua modifico in numero tracce, non tracce. Poi, siccome per evidenziare che c'è solo un dato facoltà, un dato obbligatorio, qua dove c'è nome album metto il solito asterisco, metto all'inizio. Questo campo lo posso togliere, non serve. E poi abbiamo il button. Cambio solo l'ID del button, perché poi se volessi mettere tutto insieme, gli ID non devono mai coincidere dei vari campi del form. Quindi insert album btn. Questo jQuery lo lascio così e anche qui avrò uno script JavaScript. Bene, primo pezzo fatto. Adesso vado a scrivere lo script JavaScript, creo una cartella, finish, e qua dentro copio questo script, sempre per fare prima, paste, e lo modifico. Allora andiamo a vedere cosa c'è qua dentro. Quando si fa clic su Insert Album BTN, andiamo a prevenire il default, come abbiamo già spiegato abbondantemente cosa vuol dire. Poi vado a prendermi i campi del form. Allora, nome album. Qua l'ID è nome album.val. Poi vado a stampare, per il debug vado a stampare il nome dell'album. Poi data uscita. Data uscita e poi stampo la data di uscita. Data uscita. Poi abbiamo, dopo la data uscita, cosa c'è? Mamma mia, che memoria! Numero, non tracce, grazie. Quindi non tracce. Quindi anche voi quando fate l'esercizio potete fare come ho fatto io, cioè che vi copiate magari il codice e lo modificate per non perdere il filo. Quindi non tracce. E questo lo cancelliamo. Di nuovo faccio un controllo sull'esistenza. Qua devo solo controllare che sia presente il nome dell'album, perché gli altri sono tutti dati facoltativi. Quindi if nome album, allora quindi tutti questi if li tolgo, poi vado a formattarlo. Let params e qua passo i dati, quindi nome album, data uscita, e poi non tracce, mentre hanno fine non c'entra niente. Poi invio dei parametri al server con Ajax, quindi qua la server si chiamerà insert album servlet, adesso non c'è, quindi devo crearla.
E questo rimane tutto identico. Lasciamo per adesso questo alert, così vediamo se funziona, e poi facciamo anche un alert di data. C'è solo un else, quindi questo else qua non c'è, questo neanche. E nel caso in cui non sia stato inserito il nome dell'album, deve inserire il nome dell'album. Ok, anche questo è fatto. Adesso andiamo a creare la servlet, quindi dentro Java Resources, dentro SRC, creo il package model e dentro creo la classe album. La classe album che ha come variabile di istanza il nome che è una stringa chiamiamolo a nome album mettiamo sempre metto sempre uso sempre gli stessi nomi poi la variabile data uscita quindi di tipo date data uscita sì. Adesso lo metto, grazie per avermelo ricordato. Data uscita, date lo andiamo a prendere da Java SQL. Poi abbiamo private int num tracce. E poi come primo attributo mettiamo l'id private integer id. Perfetto. Creiamo tutti i vari metodi. Va bene, quindi la classe è pronta. Adesso devo andare a creare la servlet, quindi sempre qui, new, andiamo a creare la servlet, che l'ho chiamata insert album. Vedete che non è, cioè il procedimento è sempre abbastanza uguale a se stesso. Ecco, next. Vado a togliere via doGet e il costruttore finish. Adesso qui, sempre per fare in fretta perché non abbiamo molto tempo, mi copio un po' di cose. Allora, vediamo qua cosa devo cambiare. Date arrivate dal client, string nome album, poi stampa nome album sul form. Sempre per il debug, poi queste cose si possono tutte togliere. Poi data uscita, che ricordo una stringa, arriva come stringa, poi noi dovremo convertirla. Quindi date SQL data uscita, vedete che è tutto abbastanza uguale, va adattato ovviamente. Quindi data di uscita. Sul form, data di uscita e data di uscita SQL per verificare che tutto sia corretto. SQL data uscita. Poi qua abbiamo non l'inizio, ma il numero di tracce, integer.parseInt di numero tracce, non tracce. Ditemi. Grazie, grazie. Mentre l'anno inizio lo togliamo, l'anno, dunque, questo non ci interessa. Aspettate un attimo, che questi sono tutti dati, però, opzionali. Quindi dobbiamo andare a fare una cosa come questa. Se non è stata inserita la data uscita, non posso fare questa operazione. Quindi if data uscita punto is empty, cioè se non è empty, allora posso fare questa operazione, altrimenti mi dà errore. Se non c'è niente, non può fare la conversione.
Chiaro? Facciamo così. Io do a questo, con la D maiuscola, do a questa variabile un valore iniziale null. Questo è un oggetto, quindi gli do come valore iniziale null. Se è stata inserita la data di uscita, assegno il valore, altrimenti rimane null, così non darà problemi. Quindi qua system.out, eccetera, eccetera. Poi, per quanto riguarda le tracce, è lo stesso discorso. Poi, fatto questo, posso creare l'istanza di album. Quindi qua album, naturalmente dovrò, me l'ha già importata. Album, album, uguale new album. E qua passo i parametri ad eccezione dell'ID, proprio perché poi questa istanza andrà inserita sul database e l'ID lo mette in automatico. Quindi nome dell'album. Poi SQL data uscita, attenzione a usare i dati convertiti in modo corretto, e poi int num tracce. Poi inviamo la risposta al client, quindi writer println hai inviato, vabbè qua poi vi farò vedere come mandare indietro un oggetto intero, lo facciamo la prossima volta. Ha inviato e qua scrivo nome album. Più, ci aggiungo anche qualcos'altro, più virgolette, punto, spazio, grazie. Ok. Ora vediamo se tutto questo funziona, spero di sì che funzioni al primo colpo perché poi non c'è più tempo, quindi verifichiamo. Run as run server. Quindi inserisci il nome dell'album, adesso inserisco un nome qualunque, ABCD, data di uscita. Sono andata a finire? Numero di tracce un po' alto, 8. Vediamo. Il server ha risposto, non mi sta dando niente. Ah, ha inviato ABCD, grazie. Quindi, il server, perfetto. Vediamo su ispezione. Sulla console vedete i dati che sono stati inviati. Sì, qua mi mancano uguale, vabbè, poi lo correggo. Invece su qua abbiamo i dati che ho stampato qua con Java. Mi fermo perché è tardi.